Riflettori puntati sull'Associazione Sportiva Dilettantistica Tucci Team di Policoro, che nel fine settimana ha ospitato nell'omonimo centro ippico la due giorni di salto ad ostacoli e dressage, una manifestazione dai grandi numeri. Nelle diverse categorie tanti gli atleti di cavalli provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Basilicata. Tra le varie gare disputate si è aggiudicata il primo posto nella categoria 125 Teresangela Vincenti. Per la categoria 115 si è classificata al primo posto nella giornata di sabato Avolio Maia, mentre nella giornata di domenica sul gradino più alto del podio è salita Francesca Pia Panetta. Per la categoria 110 nella giornata di sabato ha conquistato il primo posto Tucci Pietro, mentre nella giornata di domenica è stata Starita Olga a salire sul gradino più alto. Infine per la categoria 100 nella giornata di sabato il vincitore è stato Tucci Pietro, nella giornata di domenica Mannino Marica. Grandi cifre per il settore dell'equitazione e per questi due giorni ricchi di pathos che hanno offerto qualità sul piano tecnico ed organizzativo, oltre alla possibilità di immergersi nella natura e di assaporare i prodotti tipici lucani. Tante le presenze tra famiglie e semplici appassionati per una disciplina che continua ad ottenere grandi riscontri, in particolare tra i più giovani, offrendo importanti momenti di condivisione. Siamo qui in questa nostra manifestazione equestre, una tre giorni molto impegnativa e molto ricca di concorrenti e pubblico. Il tempo ci ha dato una mano e siamo veramente soddisfatti per quello che sta avvenendo fuori da queste tre giornate. Abbiamo fatto nella giornata di venerdì una gara di dressage con 81 partecipanti provenienti da Puglia, Basilicata stessa e Calabria e anche dall'Abruzzo, e poi nelle giornate di sabato, ieri e di oggi abbiamo 120 concorrenti che si sfidano nelle gare di salto ostacoli, dalle categorie più piccole, quelle ludiche per i ragazzini che si approcciano a questo splendido mondo, fino alla categoria di 1,25 m con ostacoli alti 1,25 m. L'impegno è massimo, siamo l'unica realtà lucana a fare questo e lo facciamo con estrema passione, con sacrifici, ma quando c'è la passione il sacrificio viene meno, quindi viene tutto più facile, tutto semplice per il bene di questo sport che sta avendo un riscontro molto positivo a livello anche nazionale, non solo a livello regionale, quindi noi cavalchiamo l'onda del successo. Il mio cavallo si chiama Black Flower, sono al centro ippico Pirro Sport ST. Oggi ho fatto la gara delle 50 e devo fare la 60. Mi chiamo Emma Celano e frequento questo sport da ormai quasi 5 anni. Ho una cavalla di nome Corvina e mi piace tantissimo andare a cavallo perché è molto bella la vicinanza con l'animale. Frequento l'Asset Tucci Team e il mio istruttore si chiama Vincenzo Tucci. Mi trovo molto bene in questo maneggio anche perché ho fatto tante nuove amicizie e ho scoperto tanti nuovi amici. Mi chiamo Antonio La Rocca, frequento l'Asset Tucci Team da ormai 2 anni e mezzo. E ho anche una cavalla di nome Flair. In questo posto mi trovo molto bene, abbiamo formato un grande gruppo, tutti quanti, e facciamo molte gare fuori porta, siamo andati anche al nord e si crea un ambiente socievole e ci troviamo molto in sintonia soprattutto con gli animali. Infatti questo sport ci aiuta a creare un legame con questi animali. Mi chiamo Eleonora Sforza e ho un cavallo di nome Skyline. Pratico questo sport anche insieme a mio fratello. Veniamo dalla Puglia, da Altamura. Veniamo qui per praticare questo sport. L'equitazione è uno sport che ti aiuta anche molto a socializzare con la gente, perché conosci gente nuova anche attraverso diciamo, altri paesi. E, mi trovo molto bene qui perché ci sono anche molte persone che ci sostengono sempre quando, e ci troviamo molto bene perché
sin dal primo giorno ci siamo uniti tutti insieme.